Da Norcia, lungo la catena dei Monti Sibillini, si snoda la Valle Castoriana, crogiolo fin dal V secolo di profonde esperienze spirituali ed anacoretiche, ma anche scientifiche. È qui, infatti, che si sviluppò la regola di San Benedetto, così come una delle scuole più antiche dell'arte medica e chirurgica a livello europeo. San Benedetto, patrono d'Europa, ebbe i natali nella vetusta Nurzia. Nella piazza centrale della cittadina sorge la statua a lui dedicata, al fondatore e padre degli anacoreti d'Occidente, a colui che conservò le lettere, le arti e le scienze e propagò l'agricoltura, così è scritto sul basamento. Ancora oggi è proprio l'agricoltura che rimane la risorsa principale della Val Castoriana, dove, come nella limitrofa e universalmente conosciuta piana del Castelluccio, vengono coltivati la tipica lenticchia locale, il farro e altri antichi frumenti. La zona è rinomata anche per il pregiato tartufo nero, prelibatezza da buon gustai esportata in tutto il mondo. Presente anche la pastorizia, la produzione di legname e gli allevamenti di trote lungo tutto il corso del fiume Campiano che percorre la Val Castoriana, mentre in questi ultimi anni hanno registrato uno straordinario sviluppo le aziende agrituristiche. È comunque quella della norcineria e, come poteva essere diversamente, quella che ancora oggi rimane l'attività caratteristica di tutta l'area. L'allevamento, ormai ridottosi però a poche aziende, la macellazione e la lavorazione del maiale, oltre che dei cinghiali locali ancora presenti nei boschi del circondario, è una pratica che si tramanda da generazioni e che da qui si è estesa in tutta Italia e nel mondo. La strada che percorre la Valle Castoriana parte dai piedi del Monte Patino e sale fino a raggiungere la Forca di Ancarano, da dove si può ammirare nella sua interezza la città di Norcia e il piano di Santa Scolastica. Un tempo questa via, che per secoli è stata percorsa da eserciti, bande di mercenari, banditi e commercianti, era posta sotto la protezione della dea Ancaria, la divinità pagana protettrice delle strade e dei valichi di montagna, alla quale era dedicato un tempio il cui ricordo sopravvive, appunto, nei nomi dei luoghi e nelle epigrafi della gens Ancaria rinvenute nella valle. Discendendo al borgo di Sant'Angelo, compare tra gli alberi la trecentesca chiesa di Santa Maria Nuova di Ancarano, o chiesa della Madonna Bianca, con l'arioso portico quattrocentesco a quattro arcate, al suo interno, come in quello delle altre innumerevoli chiese della valle, affreschi di pittori tre-quattrocenteschi della zona, sculture lignee di pregevole fattura e importanti opere in marmo, come la venerata Madonna Bianca. Dietro la chiesa, il borgo di Capo del Colle e le rovine della Rocca di Castelfranco, uno dei molti castelli arroccati lungo la valle a difesa della strada che raggiungeva il litorale adriatico. La strada prosegue poi per il castello di Campi, costruito all'incrocio della via Nurzina che collegava Norcia con Spoleto e della via che raggiungeva l'antico castello di Tripunzo, dove il fiume Corno si getta nel Nera. Il castello di Campi conserva in gran parte la cinta muraria e l'ultima torre ancora rimasta eretta. Dal loggiato della chiesa di Sant'Andrea, patrono della Rocca, la vista spazia sull'ampia vallata dominata dai castelli di Abeto e Todiano. Appena fuori dal borgo, la chiesa di San Salvatore, dai corpi abbinati, abbelliti da rosoni gemelli.
All'interno affreschi degli sparapane, tra cui la maestosa Incoronazione della Vergine, la enigmatica Discesa al Limbo di Nicola da Siena e, dietro l'altare maggiore, un grande affresco dedicato alla Crocifissione. Passando dal territorio del comune di Norcia a quello del comune di Preci, la valle si restringe. La strada segue ancora il letto del Campiano e, a poca distanza dall'antico centro commerciale di Piedivalle, giunge all'abbazia di Sant'Eutizio. Quando le orde barbariche imperversavano su campagne e borghi, l'abate Spes fondò uno dei più antichi centri anacoretici d'Europa, dove lo stesso Benedetto, ancora fanciullo, visse la sua prima intensa esperienza spirituale, prima di dirigersi a Subiaco e poi a Cassino. Spes viveva in una grotta scavata nella roccia, sulla quale, agli inizi del Seicento, sarà poi costruito il campanile dell'abbazia. Con l'abate Eutizio, successore di Spes, l'appena nata regola di Benedetto fu adottata dalla comunità monastica della Valle Castoriana. Prima dell'anno 1000, sul primitivo oratorio, fu fondata l'abbazia. Ai Benedettini si deve l'istituzione della prima farmacia e della scuola medica della Valle Castoriana, attiva fino al 1215, anno in cui i monaci cedettero la loro funzione a laici seguaci dei loro insegnamenti, i quali perfezionarono l'arte rendendo celebre la scuola chirurgica di Preci nelle corti più illustri d'Europa. Vocazione antica quella del medico nella Valle Castoriana, che deriva il suo nome dai divini gemelli Castore e Polluce, protettori della salute, cui, nel patronato della scuola medica preciana, succedettero i santi Cosma e Damiano. I celebri medici di Preci, tra di essi i Mensurati e gli Scacchi, edificarono all'interno dell'antico castello le loro ricche dimore. Il locale museo della chirurgia, contiguo al palazzo comunale di Preci, conserva gli antichi strumenti dell'arte. Nel museo dell'abbazia di Sant'Eutizio è stato invece ricostruito l'antico laboratorio farmaceutico benedettino. A poca distanza dal castello di Preci, a Ponte Chiussita, dopo aver attraversato tutta la Valle Castoriana, il fiume Campiano confluisce nel Nera, il sacro Nahar degli Umbri e dei Sabini, le cui acque sgorgano dai monti sibillini poco sopravvisso, e che, dopo 70 km ad Orte, conclude nel Tevere il suo lungo viaggio.